terribile, sembra però essersi ripreso lì dalle corde, ha rischiato anche di andare al tappeto. Un gancio destro di spada, adesso il destro di spada, il match si è comunque acceso, è come se si è acceso, l'1-2 ancora di spada dalle corde, poi il sinistro ancora da parte del pugile romano, difesa attiva dalle corde, più quella di spada. Adesso francese ha dato quella raffica di pugni e ha speso molto anche forse a livello proprio di carica nervosa in quegli istanti lì, sta combattendo un po' sui nervi adesso François Bastien. Comunque ha rischiato su quel sinistro in uscita. Sì, proprio esplosivo, non te l'aspetti, che succede? Si è slacciata una scarpa. Ah, qui sì, interruzione, si è slacciata una scarpa Domenico Spada e non la prende per nulla bene comunque François Bastien. Lì di nuovo alle corde, un po' polemico e molto innervosito da questa ferita con la quale insomma deve fare i conti. Buono ancora il gancio destro da parte naturalmente di Spada, l'1-2 da parte del pugile romano che ha ripreso il controllo del match dopo qualche istante comunque di serio affanno. Ancora col gancio destro, si sposta diretto gancio destro in spostamento. Continua a lavorare bene sulle gambe Spada, attenzione, parte un'altra saetta col sinistro da parte di Bastien, stavolta Spada se ne è accorto e è riuscito a schivare il tutto. Ancora alle corde, costretto alle corde Spada, prova ancora a sganciare il sinistro Bastien, non si fa sorprendere però Spada, è terminata una terza ripresa molto interessante. Sì, e direi difficile, poi altalenante direi. Sì, questa forse una ripresa pari, con pensavo un grande rischio. Non sarebbe più riuscito ad andare avanti con la ferita, però non sanguina più. Allora, vediamo il problema, naturalmente la regia giustamente si sofferma all'angolo del francese, si continua a lavorare per provare a tamponare questa ferita piuttosto profonda all'altezza dell'arcata sopraccigliare sinistra, il problema sembra sotto controllo, è chiaro che al termine del match qualche punticino di sutura François Bastien lì sul punto insomma tagliato ce l'avrà, perché il taglio è piuttosto profondo. Beh, eccolo qua, eccolo, è proprio eccolo. Lo ha spostato, mamma mia, ha rischiato il KO Domenico Spada. Se lo prende un pochino meglio, Domenico Spada rischia addirittura di perdere il match per un colpo solo, e questo è il pugilato, a volte bisogna... Colpo della domenica, è il cosiddetto colpo della domenica, e quanti match ha fatto vincere a qualcuno che magari sino a quel momento era in svantaggio. Io ne ricordo uno in particolare con Vladimir Virkis, grande peso massimo che viene dall'Ucraina, che stava nettamente perdendo contro Taras Bidenko e poi invece azzeccò il sinistro della vita proprio all'ultima ripresa e vinse per KO in uno dei match più belli sinceramente che mi è mai capitato di commentare, match che si svolse a Sölden in Austria nel dicembre se non erro del 2004. Siamo alla quarta ripresa, ci avviciniamo alla metà del match comunque di buon livello, con un Bastien entrato anche lui pienamente nel combattimento e piuttosto infuriato per la ferita che gli si è aperta all'altezza della canna sopraccigliare sinistra. Non molla comunque il francese, è anche sempre arrabbiato. È lì in scia che cerca di chiudere la strada a Spada, di portarlo verso le corde e poi di provare a combinare qualcosa. Prova col montante, non c'è riuscito Spada. Non va a buon fine neppure il gancio sinistro, quasi una frustata nel vuoto da parte di Bastien. Montante destro dalla corta distanza di Spada. E adesso si è ripreso la distanza, attenzione ancora al molto attento sinistro. Spada comunque sì, sì, è in una serata concentratissimo, assolutamente sì. D'altra parte Domenico Spada quest'oggi non deve sbagliare, è già in programma per il prossimo 15 dicembre ad Amburgo per Domenico Spada l'assalto al titolo della Comunità Europea sulle spalle di Mahir Oral. Quel giorno sarà messo in palio anche il vacante International Title WBC per ciò che riguarda i pesi medi, per cui questo è un test di avvicinamento a quello che sarà per Spada il match per lui più importante in carriera, il 15 dicembre, ripeto, alla Sportschule Sachsenwald di Amburgo. Bel gancio destro di Spada. Ripeto ancora, Mahir Oral contro Domenico Spada, match gancio che forse destro faremo in diretta su Eurosport, ancora però non abbiamo insomma l'ufficialità. E allora torniamo
torniamo a noi, a Spada e a Bastian. Il ritmo è un pochino sceso, buono però l'1-2 di Spada. Il destro al corpo da parte di Bastian. Il gancio poi... sinistro in uscita di Bastian. Si è di nuovo un po' calmato, come davvero Stefania, se Bastian abbia speso addirittura troppo in un terzo round che ha combattuto sulla foga e sui nervi. Ha fatto una serie di combinazioni molto molto veloci, però sta tenendo adesso, hanno abbassato un po' il ritmo. Anche perché avevano speso, insomma, continuando così... Era durissima naturalmente per tutti e due. E lì comunque Bastian, qui viene anticipato da Spada, prova a doppiare il pugile romano. È terminata anche la quarta ripresa. E direi questa ripresa numero 4 forse nuovamente favorevole al nostro Domenico Spada, che è stato insomma ben più preciso rispetto a Bastian, andato a segno con più di una combinazione. Anche più concentrato e meno arrabbiato, il francese è un po' altalenante, penso che deve aver subito la testata e da lì vuole vendicarsi in qualche modo, però deve mantenere la lucidità. Io lo posso capire che è difficile rimanere lucidi con un taglio. Ne sai qualcosa purtroppo. Tra l'altro continua a gareggiare, non ha neanche interrotto l'incontro, ma comunque nella sfortuna è anche fortunato che riesce a... non sanguina più. E allora sta per iniziare la quinta ripresa, sembra di nuovo sotto controllo la situazione di Bastian per ciò che riguarda il suo taglio all'altezza dell'arcata sopraccigliare sinistra, e vediamo se si è calmato il francese. Inizia dunque la quinta ripresa e stiamo per compiere il giro di boa del match. Categoria dei pesi medi, non si assegnano titoli, la distanza è comunque quella delle 10 riprese. Mi pare che abbia intanto ripreso a sanguinare, sempre lì dall'arcata sopraccigliare sinistra, Bastian. Sinistro e destro, prova ancora ad avvicinarsi Spada. È ancora a destra di Spada. In buona velocità ancora Spada, che dimostra ottima condizione atletica. Ecco gli spostamenti laterali che tanto servono a evitare i colpi. Sì, e fanno stancare l'avversario. Fondamentale insomma muoversi molto in queste categorie. Diverso magari il discorso per i pesi massimi, lì insomma è un altro tipo di pugilato, qui invece bisogna muoversi e parecchio. Spada si ferma e castiga col sinistro, sì. Bastian è stato un po' ingenuo, non so bene perché ha sollevato la testa. Prova la reazione Bastian, ma indietreggia a tempo Spada. Attenzione al montante destro di Bastian, che comunque Spada riesce a contenere. Ancora col montante sinistro stavolta Bastian. Qui Spada lo anticipa col destro, il francese continua però a provare. Però si copre bene stavolta, soprattutto il dove è tagliato è abbastanza coperto. Forse per questo non ha più sanguinato, perché sì, l'ha coperto bene. E ha fatto un po' più di attenzione naturalmente da quella parte. Ultimo minuto della quinta ripresa, buono, bravo Spada. Jab diretto. Ancora jab e poi di nuovo con il destro a chiudere. Domenico Spada, che ha ripreso il controllo del match e va di nuovo a colpire lì sul punto ferito, visto quasi un sussulto di dolore da parte di Bastian, che si è fermato per un istante. Ha ricominciato a mulinare colpi su colpi intanto Spada. Ancora col destro, ancora un altro destro per... Sì, continua, il diretto destro entra sempre. Attenzione, qui che succede? Altra scorrettezza, ha bloccato l'avversario per un attimo Bastian, l'arbitro se n'è comunque accorto. Gancio, destro, ancora. Bravo Spada. Si prende la distanza, anche il sinistro va a mettere il... Pugile romano, classe 1980, un altro destro per Spada, molto buono il suo comportamento in questo quinto round che sta per terminare.
È bravo, bravissimo Spada, si sta davvero prendendo la distanza che vuole in questo momento. Sta facendo quello che vuole adesso. Il round migliore direi questo numero 5 per Domenico Spada. Ottimo, ottimo il suo comportamento in questa ripresa numero 5. Ripeto, a nostro modo di vedere, sicuramente la migliore per Domenico Spada. Ricordiamo allora ancora una volta che il 15 dicembre 2006 Domenico Spada proverà a conquistare il titolo di campione dell'Unione Europea, cercherà di sfilare il titolo al campione in carica Mahiro Rahl sul ring di Amburgo. Invece venerdì prossimo, venerdì 17 novembre, alla Bethnal Green di Londra, Giacobbe Fragomeni prova a diventare campione d'Europa dei pesi massimi leggeri, va ad affrontare il campione in carica. Siamo tutti con lui. Esatto, il londinese David Hay va nella tana del nemico e noi, come ha ben detto Stefania, siamo tutti con Giacobbe, insomma, che del sottoscritto è anche un buon amico, un bravo ragazzo Giacobbe. Io dico che meritava un po' più di fortuna nella sua carriera di professionista, purtroppo per lui è passato molto tardi Giacobbe Fragomeni professionista, dopo le Olimpiadi di Sydney, a 32 anni, insomma una trentina d'anni, davvero cose che non succedono spesso. Speriamo che possa compiere questa impresa venerdì sera Giacobbe Fragomeni. Sesta ripresa allora per Spada e per Bastian, Spada reduce dalla sua miglior ripresa in questo match, che comunque adesso comincia ad avere assolutamente sotto controllo, almeno già tre punti, potrebbero essere tre o quattro punti di vantaggio per il pugile di Roma, che mostra insomma si gestisce anche un, adesso, sì, un po', cerca un po' di portare tutti i colpi Spada, bravo, va buono. Ancora a doppiare il sinistro, alle guardie giù il francese, a vuoto col destro Bastiano, ancora l'1-2 di Spada, sembra cominciare a perdere colpi Bastian, che ha poi però degli scatti d'orgoglio da non sottovalutare. Il destro, ancora il gancio, insiste, montante Spada, sinistro, montante sinistro, si intensifica l'azione di Domenico Spada, che sta salendo di tono in questa seconda parte di match. Ancora controlla l'arbitro il taglio. E certo, se ricomincia a prendere colpi su colpi anche da quella parte Bastian, la situazione torna critica per ciò che riguarda il suo taglio. Ancora col sinistro Spada, quanti poi sinistro pugni e destro, un altro sinistro. Sembra essere quasi in balia del suo avversario Bastian, prova a reagire col sinistro, si ferma Spada e ricarica il destro. Bel sì, match, un sacco comunque di ganci destri, qualcuno sui guanti, non tutti a segno, però buoni anche gli spostamenti per darlo col destro. Fuori misura ancora Bastian, ultimo minuto della sesta ripresa, due e volte ancora in difficoltà il francese, micidiale sinistro di Domenico Spada, si tiene all'avversario francese ai limiti del conteggio. François Bastian sta crollando, François Bastian sotto i colpi di Domenico Spada, un altro schiaffone col destro da parte di Spada, che davvero sale di tono di ripresa in ripresa. Il destro ancora di Spada, non c'è quasi più il francese. Ho questa impressione anch'io Stefania, che non abbia domani questo match per François Bastian. No hay mañana, dicono in Spagna e anche in Brasile in questi casi, quando insomma nello sport sei condannato alla sconfitta, e sembra essere questo il destino al quale va incontro François Bastian, letteralmente soggiogato in questa sesta ripresa dai colpi di Spada. Si ferma Spada.